Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Regina di tutti i santi, la più potente mediatrice fra Dio e gli uomini e l'arbitra sovrana di tutte le grazie, volgete sopra di noi gli sguardi della vostra misericordia e fate che camminando dietro le orme da voi segnate nella strada della virtù, meritiamo il favore del vostro potentissimo patrocinio e ci assicuriamo la partecipazione alla vostra gloria nel paradiso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Spiriti celesti, che fin dal principio del mondo assistete al trono dell'Altissimo, voi, la cui continua occupazione è cantare le sue lodi, eseguire i suoi ordini e zelare la sua gloria. Ottenete a noi tutti la grazia di fare nostra delizia l'osservanza dei divini comandamenti e la pratica fedele di tutto che voi per celeste commissione suggerite al cuor nostro, onde meritiamo un qualche giorno di occupare qualcuna delle tante sedi rimaste vuote per la ribellione dei vostri compagni. Angeli Dei, angeli di Dio, che siete i nostri custodi, illuminateci, custoditeci, reggete e governate noi, che vi fummo affidati dalla pietà celeste. Amen. Angeli di Dio, che siete i nostri custodi, illuminateci, custoditeci, reggete e governate noi, che vi fummo affidati dalla pietà celeste. Amen. Angeli di Dio, che siete i nostri custodi, illuminateci, custoditeci, reggete e governate noi, che vi fummo affidati dalla pietà celeste. Amen. Fedelissimi patriarchi, santissimi profeti, zelantissimi apostoli, invitti martiri, integerrimi confessori, vergini e santi, voi tutti che regnate con Cristo nel paradiso, dai seggi luminosi della vostra beatitudine, volgete uno sguardo di pietà sopra di noi. Voi godete ora l'ampia messe di Gaudio, che meritata vi siete, seminando nelle lacrime in questa terra di esilio.
niente meno che Dio, e adesso il premio delle vostre fatiche, il principio, l'oggetto e il fine dei vostri godimenti. O anime beate, intercedete per noi, otteneteci di camminare fedeli dietro le vostre orme, di seguire animosi i vostri esempi, di ricopiare in noi stessi le virtù vostre, affinché da imitatori che siamo attualmente delle grandi virtù, diventiamo un giorno partecipi della vostra gloria immortale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per la novena a tutti i santi, settimo giorno. O Dio onnipotente, fonte di ogni bene, nel settimo giorno di questa novena ci prostriamo davanti a te con animi riconoscenti, riflettendo sulla forza indomabile e sulla profondità della fede manifestata dai santi. Questi eroi spirituali, attraverso tempeste e serenità, hanno mantenuto inalterata la loro fiducia in te, diventando faro per le generazioni future. Santa Caterina da Siena, ardente e determinata, che ha influenzato papi e principi con la potenza della tua fede, donaci la stessa passione e il coraggio di stare fermi nella verità. San Pietro, nonostante le tue negazioni, hai risposto all'amore misericordioso di Cristo e sei diventato la roccia su cui è stata costruita la Chiesa. Insegnaci a riconoscere e rimediare ai nostri errori, mantenendo sempre viva la nostra fede. La fede dei santi non è stata una mera accettazione intellettuale di dogmi e dottrine, ma un'adesione totale e amorevole alla tua volontà, una profonda relazione di fiducia e di amore. Essi hanno visto oltre le apparenze, riconoscendo la tua mano in ogni circostanza e rispondendo con un cuore aperto e generoso. Oggi, mentre meditiamo sul dono prezioso della fede, chiediamo la grazia di radicarci sempre più profondamente in te. Sant'Ignazio di Loyola, con il tuo esercizio spirituale e la tua dedizione alla maggiore gloria di Dio, guidaci nel discernimento della tua volontà. Santa Bernadette, umile veggente di Lourdes, aiutaci a guardare al di là delle distrazioni mondane e a concentrarci sul mistero della tua presenza. In un'epoca di dubbi e incertezze, desideriamo essere come alberi piantati lungo corsi d'acqua, con radici che si immergono profondamente nella fede, in modo da poter resistere a ogni tempesta e portare frutti abbondanti di virtù. Padre Santo, mentre ci avviciniamo alla conclusione di questa novena, imploriamo il rinnovamento e il rafforzamento della nostra fede, che possiamo imitare l'esempio dei santi, vivendo con fiducia e abbandono, certi nella tua provvidenza e del tuo amore costante. Con animo risoluto e occhi fissi sul cielo, continuiamo questa novena, desiderosi di unirci spiritualmente ai santi nel grandioso canto di lode alla tua grandezza e bontà.
Amen.